Mario. Mister, si ritorna di nuovo a Menti dopo la vittoria con il Giuliano, perché è stato questo turno in quella settimana in cui c'è stata anche la situazione. Purtroppo, diciamo, vogliamo ripetere ancora, errori molte volte condizionano la partita. Ecco, se è stato infortunio di Ricci, abbiamo rivisto dell'Orfanello, recuperiamo qualcuno o ne perdiamo ancora qualcun altro per domani? Beh, abbiamo perso Ricci, però recuperiamo due squalificati, non dimentichiamoci che non avevamo né Gerbo né Caldore, quindi sono due giocatori che recuperiamo. Dell'Orfanello, quando è entrato l'ultimo quarto d'ora, ha fatto vedere buone cose, quindi abbiamo più rientri che uscite, quindi la squadra sta un pochettino meglio. E poi c'è anche il capitano, che sono due giorni che si allena, e certo è un po' indebilitato, però penso di portarlo in panchina. Mario Di Capo. Mister, al Francavilla si è iniziato con la difesa 4, primo tempo eccezionale della squadra, forse il migliore di questa stagione, poi i soliti problemi, soprattutto legati alla difesa che ha fatto un po' di errori. Qual è il giusto equilibrio che vuole dare a questa squadra? Perché vero è che in 8 partite si è segnato qualcosa più di prima, ma prendere 16 gol fa capire come una squadra che sta avendo dei problemi di prendere così alto. Ma no, il suo vestito è 4-3-3, è normale che bisogna, si viene da 6 mesi di lavoro che avevano una fase difensiva molto più accorta, rientravano, io parlando con i ragazzi, davano una mano molto di più gli attaccanti, facevano una fase difensiva quasi a 5 a centrocampo, quindi facevano un filtro e magari passavano meno palloni rispetto alla mia gestione. Ma la mia gestione è una gestione di una squadra innanzitutto su un campionato diverso, perché l'andata non è mai come il ritorno. Io ho visto dei passi in avanti di questa squadra, sono molto soddisfatto fino al 74esimo. La squadra ha giocato, è stata molto aggressiva, per la prima volta ho visto la mia linea di difesa al primo tempo stare a centrocampo e non scappare dietro, quindi quella paura che in questi mesi sto lavorando è proprio su questo, è dare coraggio alla difesa di andare a fare un uno contro uno, aggressivo, cattivo, come del resto hanno fatto bene. Poi la partita di mercoledì è la stessa partita che ha fatto il Giuliano da noi. Parliamoci chiaro, noi abbiamo fatto una prestazione pessima in casa con Giuliano, abbiamo raccolto 3 punti. Abbiamo fatto per me un'ottima prestazione perché tutti gli episodi sono stati tutti sfavorevoli a noi. Cioè noi abbiamo sbagliato l'impossibile e loro, noi andiamo a vedere dire, abbiamo fatto 18 tiri in porta, loro 16. Abbiamo fatto 12 tiri nello specchio e loro 6 tiri nello specchio. Però questo non è che voglio, perché questo nel calcio conta poco, i possessi palla conta poco, conta che nel momento della partita noi ci siamo sbragati. Non mi sta bene anche il terzo gol, perché fino al 97esimo la partita si può riprendere. Anche il terzo gol è stato proprio una deconcentrazione di tutta la squadra, di una palla persa e di una difesa che non ha fatto una difesa preventiva, ci siamo fatti trovare, perché è vero che perdere 2-1, 3-1, 4-1 sono sempre 0 punti, però in conto in questo momento dobbiamo guardare proprio quello che ha detto lei, no? Questa squadra ha una media di 2 gol a partita con la mia gestione che subisce, perché 8 partite 16 gol, e questa è la realtà. Però io devo guardare un dato che è molto importante, che a Picena abbiamo fatto 0 tiri in porta e a Francavilla ne abbiamo fatti 18. Ecco, questo voglio far capire ai calciatori, che quei 70 minuti che hanno fatto a Francavilla li possono fare in tutti i campi, perché siamo andati in uno dei campi dove il fattore campo è più evidente in questa C, perché Francavilla negli anni è sempre stato un campo dove ha sempre portato la squadra di casa tanti tanti punti, e aver visto vanificare una partita, soprattutto una prestazione della mia squadra, questo mi ha dato molto molto fastidio. Daniela Sala. Mister, sempre secondo le sue dichiarazioni, qualche settimana fa lei dichiarò che era tutto in discussione, anche la sua stessa figura, perché probabilmente non era riuscito ad arrivare ai ragazzi. Secondo le ultime prestazioni invece di Pallotti, crede che i suoi principi, almeno a questo attaccante, siano arrivati a pieno? Beh, se parliamo di numeri, visto che i miei numeri sono negativi in tutto, penso che su Pandolfi sono positivi. Perché è vero che tutti siamo in discussione, io sono il primo, sono il capo, quindi sono io il responsabile, è normale che se io mi devo dare un voto sono molto molto insufficiente di questa mia gestione, non è che ci vuole chissà che cosa per scoprirlo. Io mi accorgo che
che la squadra non riesco a dargli quell'impronta, anzi gliela do, però non è sufficiente per arrivare a un risultato, perché io vedo il primo tempo di Francavilla mentre entusiasmato, il primo tempo di Foggia mentre entusiasmato, i 60 minuti che abbiamo giocato in casa con gli ultimi, con il Taranto, però non sono uno che si accontenta, non sono uno che ha mai trovato scuse. La mia gestione in questo momento è una gestione fallimentare sotto l'aspetto dei risultati, sotto l'aspetto del gioco. Io penso che questa squadra a tratti abbia capito come debba giocare. Poi è normale che la differenza non la fa l'allenatore, la differenza la fanno i calciatori, perché anche questo io mi assumo tutte le responsabilità, ma anche i calciatori che vanno in campo, soprattutto quelli più esperti, devono cominciare a capire già da domenica, che secondo me è la partita decisiva per capire che cosa vogliamo fare da grandi, perché è la partita che noi dobbiamo innanzitutto, per i 116 anni di storia, dobbiamo onorare oltre alla prestazione anche il risultato. E se dobbiamo fare di necessità virtù, va fatta, perché questa è la partita che deve essere la partita campionato. I ragazzi devono capirlo, perché è importante, è fondamentale, ma non per il mio presente, il mio futuro, per niente, soprattutto per la città, perché merita questa storia di onorarla con una grandissima vittoria. Gaetano Donofrio. Mister, l'altro che abbiamo sempre messo in discussione in prima persona, perché giustamente adesso hanno detto i calciatori, anche di nuovo, ovviamente può prendersi ognuno le responsabilità per quello che chi allena e chi va in campo. Però la società ha detto al suo livello, ha detto più volte, che sembrava lei la figura per poter costruire un progetto. Sotto questo aspetto, queste 6 gare, quanto possono pesare anche per lei? No, ma per me sono tutte, ogni partita per me è l'ultima. Io ho sempre ragionato così nella mia carriera, sia da giocatore che da allenatore, soprattutto da calciatore, perché vivo nel mondo dei dilettanti, i dilettanti non ci sono contratti, quindi devo dare sempre, ogni partita per me era l'ultima, perché se andavo male lì ti mandano a casa e non prendi soldi, qui hai un contratto, sei un professionista, però la mia mentalità è sempre quella. Io so che nel calcio ogni partita può essere l'ultima. Io sono stato esonerato 2 volte, con 3-2-2, pensate. 3 volte ho pareggiato partite, addirittura in Serie B con la Salernitana pareggiai 2-2 e fui esonerato, col Bisceglie pareggiai 2-2 con la Paganese e fui esonerato, pareggiai a Carpi 2-2 e fui esonerato, quindi quando magari non ti aspetti certi esoneri poi arrivano, però io quello che la mia mentalità è una mentalità vincente, io sono venuto qui per vedere se c'è qualcosa di importante dentro di me che posso dare, oggi non ci sono riuscito, mi auguro in queste 6 partite, prima per me, poi per la squadra, poi per la gente, poi per la dirigenza che mi hanno dato questa grande opportunità. Nelle difficoltà io ho sempre trovato le opportunità, sempre. Quando sempre è stato, siamo andati a Pescara, parliamoci chiaro, se perdo anche a Pescara andavo a casa. Quindi anche lì, dopo il 2-0, presi quasi a pallonate dal Pescara, è uscito fuori un qualcosa, no? Parliamo sempre di questo 4-3-3. Lì abbiamo giocato a 3, abbiamo giocato con 3 punte e una mezza punta, abbiamo ripreso una partita impossibile e si poteva anche vincere, per dire. Ecco, questo io ho sempre chiesto a me stesso, io non mi sono mai abbattuto, mai, e quando dico mai è mai, e la mia vita è stata sempre in salita, difficilmente ho trovato una discesa, quindi non è che io qui sono venuto qui a Castellammare aspettandomi chissà che cosa, la gente, i tifosi, la società, tutti quanti vogliono i risultati, e io ad oggi questi risultati non li sto avendo. Poi dentro di me mi posso trovare 2000 scusanti, ma non sono questo, sono io il primo responsabile. Quindi io da me devo tirare fuori ancora il meglio, devo dare ancora qualcosa di più a questa squadra, perché ti ripeto, è vero che io non vado in campo, ma io sono quello che ce li mette in campo. Davide Soccano. Mister, parlavi invece della sfida di domani, la Tina è reduce dal terzo pareggio consecutivo a reti in grave, la squadra di Nerazzurra è a secco di gol, ma mostra piccoli segnali di ripresa. Potrebbe essere un'ulteriore motivazione per i ragazzi per non abbassare la guardia contro un avversario l'ennesimo rischioso di riscatto? No, ma la squadra non ha mai abbassato la guardia. La squadra è in difficoltà, come siamo in difficoltà tutti. Perché è normale, veniamo da 2 bei risultati, Pescara, la vittoria col derby, e a Francavilla, dopo quella partenza così brillante, ti aspettavi un altro risultato. Però questa squadra non ha mai sdobbato nessuna partita, perché non ce lo possiamo permettere. I ragazzi sono vogliosi, si allenano bene
E io penso di aver fatto quasi giocare tutti quanti della rosa, quindi non è che ho stravolto un qualcosa, oppure siamo stati pure un pochettino sfortunati sotto l'aspetto, perché si fanno male due giocatori importanti, vai a Francavilla e c'hai due squalificati, dopo 5 minuti c'hai il reparto a centrocampo che sei contato, dove c'hai un primo, c'hai un centrocampo che non era mai giocato insieme, ti si fa male chi? Il centrocampista dopo 12 minuti. Su questo qui non ci va bene, su queste cose che capitano nell'arco di un campionato, a noi stanno capitando in questa parte del campionato. Non penso che la mia squadra abbia questa presunzione, la mia squadra è molto concentrata sull'obiettivo e dobbiamo onorare questa maglia, questo anniversario, dobbiamo prendere i 3 punti, perché questa piazza merita un'altra classifica, e se dobbiamo arrivare a fare quello che si chiama playoff, ma ci dobbiamo andare all'altezza, se no è meglio non andarci, perché se noi dobbiamo andare per fare una figura, noi dobbiamo andare con le idee chiare, e le idee chiare le ho viste mercoledì a Francavilla. Se noi andiamo con quell'atteggiamento aggressivo, corta di squadra, tutta la squadra attacca e tutta la squadra difende, allora noi possiamo dire la nostra come squadra, perché poi io nel mondo del calcio ho visto tante cose strane e tante cose particolari, e noi potremmo essere una squadra particolare se arriviamo a quell'obiettivo. Va bene? Un'ultima considerazione, cioè, con i numeri, no, le statistiche, Vero lascia il tempo che trova, però lei non ha mai vinto contro il titolato, le due volte precedenti, mentre invece il titolato non ha mai vinto con la Juve Stabia. Uscita pareggio allora. Ma se non sia 2-2. Beh, se 2-2 può darsi di andare a casa, questo è bello. Può darsi 2-2 vado a casa, però ti ripeto, non è. Io guarda, l'esonero per un allenatore equivale a un lutto. Io ho sempre detto questa cosa. Quando mi hanno esonerato per riprendermi, ci sono passati mesi e mesi. Però in questo momento sono consapevole che non riesco ad incidere, e non mi è mai capitato. Quindi aspetto anche da parte mia uno scatto in avanti. Barosi, Russo, questa alternanza, e poi Carbone, che ci è sembrato uno dei migliori in quel di Francavilla. Volevo un tuo parere su questo. Carbone ha fatto 60 minuti alla grande, però purtroppo erano quasi 2 anni che non faceva una partita da 90 minuti. Il nostro problema degli ultimi 15 minuti sono stati proprio questi, che abbiamo avuto un centrocampo in difficoltà e quindi non c'era quel filtro e magari si è aperto qualche cosa. Su Barosi è stata una cosa che ho stabilito io con i ragazzi in quelle 4 partite dopo che abbiamo perso in casa, le ho presi tutte e due, io ho detto guarda, in queste 4 partite farete 2 partite, qualsiasi sono le prestazioni, le ho volte, uno per il ragazzo per levargli un po' di tensione perché veniva 2 partite 7 gol, l'altro perché per me Russo è un portiere e anche a Francavilla secondo me ha fatto 2 interventi da portiere vero, quindi non è una questione di giocatore, non è una questione, è una questione di mentalità, io voglio dare una mentalità alla mia squadra diversa da come l'ho trovata. Io ho trovato una mentalità di una squadra che, io ho fatto il discorso, voi vi accontentate del posto fisso, io no. Voi vi accontentate di fare il minimo sindaco, per me voi dovete andare oltre le vostre possibilità. E per me questa squadra oltre le proprie possibilità ci può andare, perché me l'ha dimostrato in alcuni tratti delle partite che io ho allenato. Quindi per me questa squadra può fare di più. Non sono una squadra che può perdere su 8 partite 5. Responsabilità, ti ripeto, sono sempre le mie perché sono io che li mando in campo, sono io che li alleno, però sono convinto che questa squadra ha dei valori, soprattutto in avanti, soprattutto è una squadra che non può avere questo, che ti posso dire, questo score di gol così, poi è una squadra che ha troppa qualità davanti e non mi spiego il blocco proprio che hanno sotto porta, perché oggi ci arriviamo, quando sono arrivato non arrivavo neanche al tiro, oggi ci arriviamo, è vero abbiamo sbagliato dei gol che era più facile farli che sbagliarli, però dobbiamo dare atto che la squadra c'era, che i giocatori abbiamo portato, che abbiamo dato fastidio a una delle difese che in quel campo subisce pochissimo, quindi a detta loro siamo stati l'unica squadra in casa loro che magari si accontentavano anche di un pareggio quando nelle altre gare hanno sempre subito a volte il risultato ma non il gioco, noi in 70 minuti siamo stati superiori. Grazie.